Che volete bene davvero a Luciano e forse anche un po' a me, quindi... una sua casa editrice che è l'informazione, perché Luciano oltre a scrivere diversi libri, alcuni abbiamo già presentati, il mio invito, ma non c'erano dubbi che l'avreste accettato, considerando che da 40 anni il vostro sodalizio va avanti, abbiamo fatto un sacco di cose belle, non solo insieme, ma credo anche insieme a molti di voi, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista giornalistico. È stato ciò che ci siamo lasciati dietro, ciò che è rimasto, ma anche ciò che ancora ce n'è. Ed è anche un viaggio alla ricerca di Itaca. Vorrei ringraziare chi mi ha dato stasera il piacere e l'onore di essere qui. Ovviamente Giacomo, ma anche il comune di Trapani, l'assessore da lì, con la quale c'è stato uno scambio di battute. Ma diciamo proprio subito che cosa diciamo subito. Questo... Vengono aperte altre panetterie piccole con questo nome, la Bella Catania, cioè lui apre diverse panetterie a Buenos Aires, e però c'è questa panetteria, la prima, che fa veramente molta fortuna. Poi torna a Belpasso. Come un rapporto fraterno, firmarono assieme un rapporto che fu il primo, uno dei primi rapporti. Questa è una cosa molto bella, fra l'altro anche ci sono dei ricordi che mi legano a lei attraverso il padre Gabriele Dalì, che ci ha aiutato moltissimo, come il padre di Sabrina.